Mi piaci, Felipe. Non sai quanto speravo che me lo dicessi. Va bene, ma lo sai che non possiamo stare insieme. Ma perché? Lo sai perché? Non mentire, per favore. Che la festa adesso non è la cosa più importante. E li hanno arrestati e poi si è anche ubriacato. Oh my God. Io credo a Ciro, lei no. Bene, facciamo un test. Come? Facciamo un alcol test. Niente fidanzamento, niente programma, Brisa. Ha anche molte responsabilità. Deve occuparsi dei ragazzi. E in realtà non so se è pronta per fidanzarsi. No, non posso, devo vedermi con un'amica. Ah sì? Un'amica? E chi è? Una mia amica della chat. Va bene, allora ti lascio tranquillo. Comportati bene, eh? Un bacio. Sono in un bel guaio e vorrei tanto che mi aiutassero invece di rendermi le cose più difficili. Quindi vorrei dire a questa persona, se mi sta ascoltando, che la aspetto a casa. Adesso. Sono andato con Meli alla radio. Certo che non rivelerò il segreto, non lo dirò a nessuno. Meli sarà la nostra prossima vittima, però adesso dobbiamo concentrare tutte le energie su Ciro. Se è quello che ti piace, devi continuare a farlo. Sono passato a vedere come stava Divina. Sei un regista davvero premuroso. Scusate, è una mia impressione o non era felice di vederci insieme? Sono sicuro che Bruno sarebbe capace di farlo. Bruno? Sì, Bruno. Kata, come puoi avere dubbi su di me? Non ho dubbi. Stanno facendo l'alcol test a Ciro. Devi soffiare. Abbiamo il risultato. La prego, dottore, ci dica il risultato. L'esito del test è negativo. Ciro non ha alcol nel sangue. Hai visto, Ciro? Per me tutto questo è molto strano, non si lasci ingannare. Non lo trovo così strano. Non sei un ubriacone. Non andrai più in prigione. Non è una prigione, è un orfanotrofio. Sì, è vero, ma un po' gli assomiglia, no? Un po'. No. Sono così contenta. Sì, eravamo sicure che non fossi un ubriacone. Scusate, ora devo andarmene. Grazie di tutto, dottore, arrivederci. Grazie ancora, arrivederci. Soraya, lo accompagni, per favore? Ora Ciro potrà restare con noi. Direi di sì. Anche se le consiglierei di stare un po' più attenta, signora, perché questo si è risolto, ma quell'episodio della polizia... No, ma anche quello non era niente di grave, davvero. No, Ciro è un bravo ragazzo e non ha mai fatto niente di male, al contrario. Ha portato allegria in questa casa. D'accordo. Vado, signora. Ma si ricordi, ritornerò. Torni pure quando vuole. Bene. Di qua, l'accompagno. Vieni con me. Vengo anch'io. Andiamo fuori. Vai, tesoro. Allora? Un disastro. Il nostro piano è fallito miseramente. Questi poveracci sono maledettamente fortunati. Adesso ci credi che mi hanno dato qualcosa? Catalina, vieni qui. Quante volte devo dirti che non voglio vederti con quel pidocchioso? Mamma, non voglio che lo chiami pidocchioso, ok? Ehi, dove vai? Ciro è il mio amico e non adesso basta. Che persona orribile, insopportabile. Bene, sei più tranquillo ora? Eh? Sì, sì, mi sento molto meglio. Bene. Grazie, Irene, per aver creduto in me. Sì, è vero, Irene, grazie tante, davvero. No, io ringrazio voi per tutto l'amore che portate nella mia vita. Quante volte devo dirti di stare alla larga da quel brutto scimmione di Ciro? Mamma, vive in casa con noi, dovrò rispondergli se mi parla. E perché dovresti? Io mica gli rispondo, scusa. Beh, io invece sì, perché sono educata. Vorresti insinuare che io sia una persona maleducata? L'educazione nella vita è completamente inutile quando si ha a che fare con quegli infestanti pidocchiosi. Ti ho detto migliaia di volte di non parlare così di loro, tantomeno di Dico Ciro. Dico quello che vogliono. Ehi! Ehi, cos'è questo baccano? Calma. Che succede? Perché gridavi così tanto? Sei nervosa? No, perché?
Beh, io non lo so, forse dal momento che credevi che Ciro avesse bevuto, si fosse ubriacato, e non è così? Sì, però la cosa non mi rende affatto nervosa. Ah, no? No. Ah, che sollievo. Mi fa molto piacere perché per scoprire cos'è successo farò tutto il possibile. Ah, che meraviglia, perché anch'io vorrei tanto sapere quello che è successo. Che bello, Nora cara, per una volta siamo d'accordo. Sì. Hai sentito che mi ha detto la vecchia arpia? Ah, sì, l'ho sentito. Lei crede che io c'entri qualcosa, invece non ho fatto niente. È vero, ha solo chiamato l'assistente sociale. Esatto, e non è servito a niente. No, a niente. Proprio a niente. Ciao, che fate qui? Nulla, stavamo parlando del sì, fatto che... che brutta storia quella di Ciro, eh? Ah, sì, hai ragione, povero ragazzo. Poverino. Poverino. Sì, ma per fortuna alla fine si è tutto chiarito, giusto, mamma? Sì, è vero, ma che fortuna. Io sono contento. No, ma... aspetta un momento, scusa, ma non ti seguo. Ciro ha mandato a rotoli il tuo fidanzamento e tu sei contento. No, no, sai che c'è? Io e te dobbiamo parlare, c'è qualcosa che non mi quadra per nulla. Sì, certo, mamma, se è necessario, ma... domani, ora avrei un impegno, quindi... No, domani ciao. È tardi. Ho bisogno di parlare con te adesso, adesso? Oh, mi faranno impazzire! Felipe! Ciao, scusami. Ti stavo aspettando. Mi aspettavi? Sì. Volevo sapere che cosa pensi di quello che è successo a Ciro. Perché a me sembra strano. Sì, anch'io non so bene cosa pensare, ma quello che mi dispiace di più è che sia andato all'aria il tuo fidanzamento. Sul serio? Perché a me no. Dai, Felipe. È la cosa migliore che potesse succedermi. Come fai a dire una cosa del genere? Dico solo la verità. Mi sono accorto che non è quello che voglio davvero. A me piaci tu, Divina, e... beh, anche tu... mi hai detto... Sì, l'ho detto, ma ti ho chiesto di dimenticarlo. Sì, ma sai, anche io non potrò mai dimenticarlo. Tu devi capire che io... Insomma, vuoi smetterla di parlare di questo argomento? Non voglio mettere in pericolo i ragazzi, lo sai bene, basta. Lo so, ma vedrai che ai ragazzi non succederà niente. E invece sai benissimo che potrebbe non essere così. E allora? Quello che proviamo noi non conta. No, non conta, non posso farci niente. Come sarebbe che non conta, Divina, per favore? Felipe, fa finta che non ci siamo mai detti niente e basta. No, no, aspetta. Davvero tu puoi farlo? Perché io non ci riesco. Io sì, Felipe. Posso. Bene, problema risolto, Jasmine. Sì, ma non devi più dirmi bugie. No, parola di scout. Beh, lo spero. E spero anche che non andrai di nuovo alla radio con me. Sì, va bene, prometto, non ci torno. Però non dimenticare la tua, di promessa. Ti ho detto che non dirò niente e non dirò niente. Bene, ciao. Ma dove diavolo vai? Vuoi guardare dove cammini? Scusa, mi dispiace. No, scusa niente, sono troppe le cose di cui dovrei scusarti. Sai, tu sei incredibilmente furba, Mary. Non so di cosa parli. Già, scusa. Tu non sai mai di cosa parlo, no? Voglio darti un consiglio d'amica. Se non vuoi rischiare di finire nei guai, cerca di renderti conto di quello che fai. E adesso muoviti! Sparisci! È incredibile come sia andato tutto a rotoli. Sì. Sono convinta che quei mocciosi hanno qualche santo in paradiso che li protegge. Sì, anche se forse l'idea non era delle migliori. È un po' deboluccia. Chi sarà venuta in mente? Che vorresti dire? A me è venuta in mente e a chi altri? Se sono l'unica a cui viene in mente qualcosa. Sì, è solo che questa volta la tua idea non era un granché. Basta, lo so anch'io che questa è andata male. Ma per fortuna io sono una a cui di idee ne vengono tante. E sono bella, sono astuta e anche intelligente. Ah, e ho ancora un asso nella manica. Lì? Un asso? Un asso, quando dici asso, a che cosa ti riferisci? A qualcosa che fa sempre presa su mio figlio Felipe. Che nel caso specifico è? Il senso di colpa. Con lui non fallisce mai. Non riesco a dormire. No, nemmeno io. Ho pure incontrato quell'arpia di Jasmine che mi ha trattato male come sempre. E ha fatto un commento che mi fa pensare che sappia della radio. No, secondo me non lo sa. E anche se lo sa, che può farti? No, in realtà niente. Ma per evitare di complicare le cose, darò ascolto a Divina. Lascerò stare la radio. Anche se la cosa mi rende molto triste. Sì, ti capisco. Anche se vedrai che sarà solo per poco. Sì, Divina dice che quando le cose si sistemeranno, potrò andarci di nuovo. Sì, ma il problema è quando. La mia storia mi fa una rabbia.
Stai tranquillo, ormai è finita. È finita, dai. Un corno. Qualcuno ha messo qualcosa nel mio bicchiere. Eh? Io voglio scoprire chi è stato. Come hai fatto a farti perdonare da Jasmine? Le ho detto la verità. Ma pianta, la quale verità? Le hai detto che tra te e Meli non c'è niente. Ma non c'è niente. Che vuol dire? Però ti piacerebbe. Sì, ma questo non lo vado certo a dire a Jasmine. Però se lo scopre, parla di Meli. Può metterla nei guai. Sì, ma non c'è motivo per cui lei debba scoprirlo, giusto? Per il momento no. Ma se continui ad andare dietro a Meli, prima o poi se ne accorgerà. Ok, ok. Quando e se succederà, vedrò che fare. Certo, come no, mister so tutto. Hai detto a Meli che Jasmine sa della radio? No. No, no, non voglio dare inutili preoccupazioni né a lei né a me. Di Lucas però ti dovresti preoccupare. Perché? Beh, perché Meli gli piace da impazzire, è evidente. Perché dici così? Tu, Lucas, neanche lo conosci. Non serve conoscerlo, si vede da come si comporta. La invita alla radio, la invita un po' dappertutto. Ti devi svegliare, Axel. No, no, non mi preoccupa per niente. È uno zero assoluto, anzi è un meno uno. Beh, se lo dici tu, io ti ho avvertito. Vado adesso. Ciao. Domani vengo con mia sorella e l'amica, eh? Sì, sì, certo. Hai scritto il copione? Sì, tranquillo. Perfetto, ciao, vado. A domani. Metti la sveglia, che per te le 10 è presto. Ciao, Rocco. Fratellino... Hai un minuto per me? Sono preoccupata. Brisa continua a fare di tutto per danneggiare i ragazzi e Divina. Quella donna è tremenda. Quando si mette in testa una cosa va dritta fino alla meta. Infatti non si ferma davanti a niente. E se oltretutto Felipe non si fidanza con Sofia, la cosa può finire male. Sì, ma non è che finisce male soltanto per Sofia. Finisce male per tutti, per Brisa e anche per gli altri. Devo parlare con mio nipote, vedere se riesco a fare in modo che non torni sui suoi passi, che vada avanti, no? Che vuol dire? No, non glielo dico perché la vedo nervosa e non voglio aggiungere altro allora stress. Non fare Scusami, che vuol dire? Dimmi che cosa ne pensi. Io penso che Felipe non voglia fidanzarsi con Sofia, né adesso né mai. Penso lo stesso anch'io. Se la storia di Ciro si è risolta e si è risolta bene, mi vuoi dire che ti preoccupa? Niente, che sai com'è fatto Ciro, no? Non avrà pace finché non saprà la verità. Sì, certo, questo è probabile, ma non capisco che c'è di male. Yoli, non c'è niente di male. È che non so lui che farà quando incontrerà il colpevole. No, Ciro non è uno sciocco, non farà niente di compromettente. Non è per questo, ti conosco, c'è qualcos'altro. Sì. E che cos'è? No, niente, mi spaventa la decisione di Felipe di annullare il fidanzamento. Perché mette a rischio noi e, beh, anche il suo futuro e non mi piace. Su questo sai già come la penso. Se tu provi delle cose per lui e lui prova delle cose per te, non potete ignorarlo, dovete viverlo, il resto si vedrà. No, no, sarebbe una follia. La follia è far finta di niente. Quando due persone sono innamorate, niente può separarle. Senti, posso chiederti un favore? Non ne parliamo più, ormai ho preso una decisione e non tornerò più indietro. Va bene. Non farò più niente, ma sono sicura che te ne pentirai. Non vuole saperne di me. Ecco che succede. Beh, bisogna anche mettersi nei suoi panni. Ma io lo faccio. Felipe, tu eri sul punto di fidanzarti. Già, ma ora non più. Che vuol dire? È deciso. Non ti fidanzi più. Sì, ormai ho deciso. Beh, io l'ho chiesto perché le cose qui cambiano di minuto in minuto. Non ci si capisce niente. Non sapevo se sì, andavi avanti oppure no. Sì, lo so, ma la storia del fidanzamento ho chiuso. Ora mi interessa solo stare con Divina. Va bene. E con Sofia cosa pensi di fare? Non ne ho idea. Non vorrei ferirla. Sì, sì, io ti capisco, ma cosa pensi di fare? Pensavo di non dirle niente finché non sarà tutto più chiaro. Beh, se pensi che sia meglio così... Non so se è meglio, ma per adesso credo di dover aspettare. Bene. Devo dire che perlomeno è ammirevole lo spirito con cui stai affrontando la cosa. Ti lanci nella mischia, prendi il toro per le corna, ti butti senza paura. Certo. Sì, sì. Fai bene, fratellone. Non serve che te lo dica, ma dovrai affrontare situazioni non complicate in sé, ma con delle conseguenze. Comunque, per me fai bene a inseguire la tua felicità. Questo è parlare da uomini e che cavolo, così si fa. Devi inseguire la tua felicità e la tua felicità è felice. No, la mia felicità è altro. Che tu e i ragazzi restiate in questa casa, che abbiate un futuro, che possiate studiare. Felipe, devo dimenticarlo. Come vuoi. Io ti capisco, ma qualunque cosa tu dica, Felipe non scorderà mai quello che prova per te. Bene, allora prenderò una decisione più drastica, perché anche lui deve dimenticare me. Non ho intenzione di dimenticare quello che provo per Divina. E farò qualsiasi cosa per convincerla a mettersi con me.
Lo vedrai. Allontanerò Felipe dalla mia vita per sempre. Ehi, aspetta. Che fai? Niente. Tu che fai? Festeggiavo contento finché non ti ho visto, purtroppo. Oh, divertente. Sì, sono divertente. Più di te, sicuro. È stato lui. Sono sicuro che è stato lui. Che infame. È bello quello che hai scritto, mi piace molto. Davvero vi è piaciuto? Sì, molto. Hai fatto colpo, eh? Ah, sai, io seguo il tuo blog, è interessante. Ah, mi fa piacere. Ah, anch'io lo seguo, Axel. Sì, grazie, lo sapevo. Non so recitare, ma mi piace. Oh. Io qualche lezione di recitazione l'ho fatta, ma... Bene, perfetto. Oltretutto, quello che dobbiamo fare non è complicato. Sì, se volete, ci vediamo più tardi e registriamo. Io non ho problemi. No, nemmeno io. Bene, allora ci vediamo più tardi. D'accordo, sì, certo, bene. A dopo. Ehi. Devi venire anche tu, eh? Perché? Dai, c'è tua sorella. Non vorrai lasciarmi da solo. E va bene, dai, ci vediamo dopo. Ok. Meli, pensavo che stessi ancora dormendo. No, mi sono già alzata e ho già fatto tutto. Senti, volevo ringraziarti per aver deciso di non andare più alla radio. So che ci tieni e che è importante per te. Tu non devi ringraziarmi. La posta in gioco è molto alta e non voglio creare problemi proprio io. Vedrai, io sono sicura che le cose si sistemeranno presto e che potrai tornarci. Sì, speriamo sia presto. Speriamo. Non so quando, ma sono sicura che sarà presto. Ciao. Meli, non puoi neanche immaginare la notizia che devo darti. Raccontami, che è successo? Ha chiamato un produttore importante che si chiama Nacho Pereira. E niente, ha detto che vuole vederci. Per me l'ideale è che venga ad assistere al programma. No. Tutto bene, Meli? Sì, sì, è un'amica a cui è successa una cosa. Bene, allora ti lascio parlare. Grazie, ciao. Meli, ci sei ancora? Sì, sì, continua pure. No, nient'altro, tutto qui, devi... Devi venire perché ci vuole incontrare, qui da noi alla radio. Senti, mi dispiace dovertelo dire, ma io non posso venire. Sono sorti dei problemi molto seri. No, Meli, questa è un'opportunità unica. Capisci di che si tratta, Nacho Pereira? Tu devi venire. Fa quello che vuoi, ma non puoi mancare. Catalina, posso dirti una cosa? Dimmi. Ti ricordi che sospettavo di Bruno? Sì. Non è più un sospetto. Sono sicuro che ha messo qualcosa nel mio bicchiere. Dici davvero? Sì, probabilmente una pastiglia, un'altra cosa che mi ha fatto male. No, scusami, Ciro, ma ci ho riflettuto e c'è qualcosa che non mi torna. Che cosa? Non so, il fatto è che non ha senso. Io conosco Bruno, lo conosco da moltissimi anni e non mi sembra una persona in grado di fare una cosa così. Quindi sei dalla sua parte? No, non sto dalla parte di nessuno. Io non posso non credere alla parola di una persona a cui voglio bene senza prove, solo perché lo dici tu. Sì, è giusto. Cerca di capire. Ti capisco. Tutta questa storia è orribile. Hai ragione. Per questo io credo che finché non sia chiarita questa faccenda e per non avere più problemi con mia madre, sarebbe meglio che io e te mantenessimo un po' le distanze. Per ora, fino a quando questi problemi non sono risolti. Va bene. Non prendertela. È una cosa di cui sento il bisogno. Perché sono molto triste, perché a nessuno importa come mi sento io. Quando eravate piccolini, io mi sono fatta in quattro per voi, ma adesso che siete cresciuti non vi importa niente di tutti i sacrifici che io ho fatto per amore. Per amore. Voglio che sia ben chiaro, calmati, capito? Per favore, non piangere. E come faccio? Credi che sia senza cuore, che sia di pietra? Io ero al settimo cielo per il tuo fidanzamento con Sofia e pensavo a tuo padre, che ti guardava da lassù felice. Ma sai cosa? Ora credo che si stia rivoltando nella tomba. Mi dispiace molto, mamma. L'unica cosa che mi consola è sapere che tutta questa orribile faccenda un giorno sarà solamente un brutto ricordo e che fisserai subito un'altra data per il fidanzamento. No, questo non è come possibile. Come sarebbe, no? Vediamo se riesco a farti capire. Io ora non mi voglio più fidanzare. Oh, signore mio, dammi la forza! Si può sapere che ti prende, Felipe? Che cos'hai in quella tua testolina? Tu e Sofia state insieme da un'eternità. Mi stai facendo diventare vecchia a furia di rimandare. Ascoltami, se ti interessa sapere cosa mi succede, provo a spiegartelo.
Io sono confuso, chiaro? Confuso un piffero, non credere di imbrogliarmi. Cos'è che ti confonde tanto, quell'arrampicatrice di Divina? No, Divina non è un'arrampicatrice. Sì che è un'arrampicatrice, perché è una persona per bene. Non si chiude in camera con un ragazzo che per di più sta per fidanzarsi ufficialmente. Come? Lei non si è chiusa con nessuno, mamma, io le ho chiesto... Guarda che a me non mi incanti. Io so che tipo di ragazza è quella. Beh, anch'io so che tipo di ragazza è Divina. E sai una cosa? Non ho più voglia di parlare con Felipe? Te. Ciao! Felipe, non lasciarmi qui da sola! Non si è fatto convincere. È tale e quale a mio marito. Non sai che mi è successo? Mi ha appena chiamato Lucas e mi ha detto che oggi verrà in radio un produttore importante che vuole parlare con noi. Ah, sì? E chi? Un certo Nacho Pereira. Ah, sì, lui è il top della radio. Sì? È magnifico che voglia vedervi. Sì, peccato che non posso. Oh, e adesso perché? Innanzitutto perché l'ho promesso a Divina. E poi ho paura che Jasmine sappia qualcosa, perché l'ho incontrata e mi ha detto delle cose molto strane. Per quello sta pure tranquilla, se Jasmine sa qualcosa starà zitta. Su questo hai i miei dubbi, Jasmine mi odia. No, te l'assicuro io, non preoccuparti, non dirà niente. Fa lo stesso, non vado. Ah, su, andiamo, Meli. Non puoi assolutamente farti sfuggire un'opportunità del genere. Sei matta, che ti prende? Non capisco. Vediamo, tu nei miei panni che faresti? Andresti io? O no? Ma io sarei già lì, se vuoi saperlo. Anzi, se sei pronta, andiamo subito. Ti ci porto io all'istante. Andiamo? Sei pronta? Sì. Si parte. Mamma, sapessi quanto mi sento confusa. Non mi piace andare contro i miei sentimenti, ma so che è la cosa giusta. Mandami un segno, mamma, per favore, qualcosa che mi aiuti a essere più forte, più determinata. Ti prego. Pierre, buongiorno, che sorpresa. Sì, passavo di qui e ho pensato di venire a prenderti per andare alle prove. Grazie, ma preferisco venire con lo scooter perché poi per tornare è complicato. Perché? Non puoi tornare con Felipe? No, preferisco di no. Beh, non c'è problema, ti posso riaccompagnare io, così chiacchieriamo un po', che ne dici? Ciao, come va, Pierre? Come mai sei qui? Sono passato a prenderla. Ah, venivo giusto a dirti se volevi un passaggio in macchina, ma vedo che hai già... Sì, vado con Pierre, sì. Andiamo? Sì, andiamo. Ci vediamo alle prove. Sì. È stato Bruno. Come fai a esserne sicuro? Non ti è venuto in mente che possano essere state Soraya o Brisa? No, Brisa e Soraya non avrebbero mai compromesso il fidanzamento. Su questo hai ragione. Sì, e mi ricordo che durante la festa Bruno mi si è avvicinato e ha fatto dei movimenti un po' strani. Ti stai facendo dei film? Sì, beh, qui è tutto un film. Eravamo per strada e adesso siamo in una villa per milionari. È vero. Su Bruno non ho dubbi, so che è stato lui. L'importante è riuscire a dimostrarlo. Sì, devo riuscire a fare in modo che mi credano. Andiamo? Sì. Ciao! Ciao! Voi non vi conoscete, vero? No. Ah, beh, allora lei è Meli e lui è Pierre, il regista del musical. Piacere. Hai visto che brava la mia amica? Sì, bravissima. Perché non vieni ad assistere alle prove? Vederla sul palco è tutta un'altra cosa. Sono sicuro che rimarresti a bocca aperta, Meli. Oggi no, ma magari un altro giorno. Sì, quando vuoi. Sì? Tra l'altro oggi le prove saranno un po' più lunghe del solito. Sì, a proposito, quando pensi di tornare? Nel primo pomeriggio, credo. Perché? No, nessun motivo per saperlo. Ok, allora dopo. Sì. Ci vediamo, buon lavoro e divertitevi. Tu sei un genio, stenderai tutti come sempre. Sì. Sei la migliore. Sì, ti voglio bene. Mi raccomando, Ma va tutto bene? Sì, tranquilla. Sì, d'accordo. Tutto bene. Ok. Allora divertite. Ci vediamo, ciao. Ci vediamo. Andiamo? Dai. Su, è tardi, sprechiamoci. Se Ciro è convinto che sia stato Bruno, avrà dei motivi. Sì, lo so, ma non ne ha le prove. Catalina, perché credi a Bruno? E perché dovrei credere a Ciro? Lo so, perché a Bruno sì? Perché gliel'ho chiesto e mi ha detto di no. Certo, se è stato lui te lo vieni a dire. Catalina, non mi piace per niente come stai affrontando la faccenda. Perché? Perché no, perché Ciro è un poco di buono e non gli credi. Mentre Bruno è un ragazzo di buona famiglia che si comporta bene e non puoi sospettare neanche per un secondo che abbia fatto quello che ha fatto. Quello che ha fatto, hai detto? Insomma, tu sei convinta che Bruno c'entri qualcosa? Sì, non è un'idea così strana. Sai che c'è, Daniela? Sono così stufa di questa storia. Vorrei soltanto che si trovasse una soluzione e si sapesse cosa è successo. Stai tranquilla. Vedrai che si scoprirà, prima o poi.
Chiaro, mi sembra logico. È normale che le storie di Meli e di Ciro ti preoccupino. Sì, dobbiamo stare molto attenti, perché la madre di Felipe sta aspettando che i ragazzi facciano il più piccolo errore per riferirlo all'assistente sociale. Sì, quella donna è malvagia. Sì, è davvero, una vera arpia, poi mi odia. Sì, anche se trovo incredibile che qualcuno possa odiarti. Non è l'unica, anche Sofia mi odia. Beh, sì, è vero, mi sono accorto che Sofia ha il dente avvelenato con te, ma lei ha un buon motivo. Come un buon motivo? Che vuoi dire? Beh, è ovvio, è per quello che Felipe prova per te, è talmente evidente. Ormai anche con Felipe ho chiarito tutto, non c'è nessuna possibilità di stare insieme. Sì, ma lui non sembra molto convinto. Beh, per me invece è importante che se ne convinca e che se ne convincano tutti. Sì? Sì. Forse posso aiutarti. Sì, mi piaci, Felipe. Non sai quanto speravo che me lo dicessi. Va bene, ma lo sai che non possiamo stare insieme. Ma perché? Lo sai perché? Sì, divina, ma io vorrei... Felipe, fa finta che non ci siamo mai detti niente e basta. No, no, aspetta. Davvero tu puoi farlo? Perché io non ci riesco. Io sì, Felipe. Ciao, Felipe. Ciao, Olivia. Stai uscendo? Sì, vado alle prove. Ma tu piangi? No. No, è un'allergia che mi prende. Stai piangendo. Senti, Olivia, io ti voglio bene. Sai quanto ti adoro, no? Ti chiedo solo di lasciarmi un momento da solo, ok? D'accordo, ma solo se mi dici perché piangi. Tuo fratello piange perché è triste, tesoro. Per via di Divina? Ho risposto alla tua domanda, Olivia. Non ho voglia di parlarne. Quindi ora fai la brava sorellina come solo tu sai fare. E lascia tuo fratello, che ti ama tanto, da solo. Va bene, ma conta pure su di me per qualunque cosa. Perché tu mi aiuti sempre e io voglio aiutare te. Sei dolcissima, grazie. Principe. Ciao. Ciao. Esci? Sì, sì, nonna. Scusa se sono un po' indiscreta, ma... che hai intenzione di fare con il fidanzamento? Ho già parlato con la mamma. Non voglio più fidanzarmi, per il momento. Capisco. E puoi dirmi che cosa ti ha spinto a prendere questa decisione? Beh, vedi... Non so, stavo pensando a quello che mi hai detto tu e mi sento molto confuso. Cioè, c'è una cosa che è dentro di me e che non mi dà pace. E non so, è qualcosa che sento. E cos'è che senti? Sono innamorato di Divina. Divina, innanzitutto voglio chiederti scusa. Ti ho promesso che non sarei andata alla radio, ma è successa una cosa importante. Non te l'ho detto perché non volevo che ti arrabbiassi, ma abbi fiducia in me e soprattutto cerca di capirmi, per favore. È importante per me lottare per i miei sogni. Quello che mi chiedo è: che succede se restiamo senza sogni? Diventiamo ombre di noi stessi. E io non voglio essere un'ombra. Preferisco la luce all'oscurità. Preferisco il coraggio alla vigliaccheria e la passione alla calma. È in gamba la ragazza? Sì, Meli è geniale. Da quando sta con noi abbiamo raddoppiato gli ascolti. Non stento a crederlo, ha carisma. Bene, mi informano che abbiamo in linea il nostro primo ascoltatore. Ciao, come ti chiami? Ciao a tutti, mi chiamo Gabriel. Benvenuto, Gabriel, grazie per aver chiamato. Ora ti lascio alla nostra specialista, la nostra regina dei cuori solitari. Ciao, Gabriel, è bello sentirti e sentire un uomo che ha il coraggio di dire ciò che prova. Perché, non che io voglia fare la femminista, ma a volte è difficile aprirsi, soprattutto per gli uomini. No, 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 a difesa degli uomini devo dire che le donne parlano anche nel sonno, quindi ammettilo, non vale? Beh, ora non vorrai metterti a fare una guerra tra i sessi, no, perché no. Vincerei. Ah, ma forza, senti. Gabriel, ti ascoltiamo.
Innanzitutto grazie per questo spazio. Io mi vergogno molto a dire quello che provo. Beh, noi siamo qui per questo, per aiutarti. Comincia col dirci chi è la ragazza che ti piace. È proprio in gamba, Meli. Mi è dispiaciuto molto vedere Felipe soffrire così. Anche a me dispiace molto. Felipe è un bravo ragazzo. Sì, ed è un sacco innamorato di Divina. Sì, in questa casa ci sono tanti innamoramenti. Sì, Catalina è molto innamorata di Ciro. E lui è molto innamorato di Catalina. E Axel. E anche Axel è super innamorato di Meli. E Meli? Meli pure è innamorata di lui. Sì. Però ora dicono che sono solo amici. Per me non è vero. Però a me sembra che sia meglio essere amici che fidanzati. Sono due cose diverse. Ma io non vorrei soffrire come soffri Felipe. Se stessi con me non ti farei soffrire. Tu vorresti che io fossi la tua fidanzata? Sì. Ma siamo ancora piccoli. Che importa l'età? Tu vuoi che io diventi la tua fidanzata? Sì. Va bene, ci penserò. Bene, bene, guarda chi c'è. Com'è che non barcolli, non ti appoggi alle pareti? Sei tornato sobrio? Stai zitto, scemo. Sei meglio di me che non ho bevuto alla festa. Oh, so solo quello che ho visto. E devo dire che sinceramente eri in uno stato piuttosto pietoso. Dovevano buttarti per strada come un cane. Perché non la pianti, idiota? Qui se c'è un idiota, quello sei tu, che va in giro a rovinare i ricevimenti e a mettere zizzania. Non ti preoccupare, scoprirò chi mi ha fatto questo, eh? E la pagherà. Perfetto, e quando lo scoprirai avvisami perché mi interessa molto. Devo farvi i miei complimenti, davvero. Il programma è divertente, simpatico, funziona. Hai visto? Sì, grazie. Il tuo spazio è meraviglioso. Come fai sentire gli ascoltatori, come li tratti, il clima che crei. Beh, non so che dire, ti ringrazio. Ti dico di più, se ne può fare un programma a parte. Me li hai sentito? Che ti avevo detto? Ne sono convinto anch'io. Beh, se lo dici tu, ci credo. Anche a me sembra una magnifica idea che esista un programma dedicato ai temi di Meli. Sì, bisogna organizzarlo. Beh. E data la risposta che hai dagli ascoltatori, voglio proprio farlo. Sarebbe magnifico, sul serio. Allora ti do il mio bigliettino. Così rimaniamo in contatto. Sì. Anzi, facciamo sì, una cosa. Parliamone adesso. Va bene, certo. Ve la rubo un momento, eh? Sicuro, va bene. Ciao, ragazzi. Sono felicissimo per Meli. Senti, ora che siamo soli, posso chiederti un favore, visto che siete così amici? Sì, certo. Il fatto è che mi piacerebbe invitarla a uscire, ma non so se è il caso, se la cosa la interessa, capisci? Se le sto simpatico o no. Sì, certo, io cercherò di indagare. Davvero? Beh, Meli non è che sia una che esce proprio con chiunque, ma se a te interessa indagherò, sì. Che vuol dire che non esce con chiunque? Ragazzi, oggi è il giorno più felice della mia vita, davvero! Grazie per tutto, Lucas, veramente. Grazie. Fantastico! Dammi il 5, Meli. Ti rendi conto che cosa può significare quello che ha detto Felipe? Sì, è il disastro, la fine, la catastrofe. Esatto! Dimmi per favore che posso fare, perché non esce mai una buona idea da quella tua inutile testa dura! Non funziona così! Aspetta, ha funzionato! Ho avuto un'idea! Sì, sicuro, ci sono! Perché non rapini una banca? No, dico davvero, ti serve denaro se vuoi coprire questi assegni, no? E come fai? Non hai più una nuora, non hai il programma. Una cosa ce l'hai, tanti debiti. È per questo che ho shakerato la tua testa vuota. Non lo farò più, non stressarmi più di quanto non lo sia già. E sai cosa? La colpa di tutto questo è di quella mocciosa di Divina. E non permetterò che mio figlio perda tempo dietro a quel mosciume. Quel che? È moscia! Ah, moscia, sì, certo. Allora, che facciamo? Oh, non lo so, devo farmi venire in mente un'idea. Sì. Lo sai, è bello vederti felice. Sì, è incredibile. Nacha era talmente entusiasta. È magnifico per te. Sì, anche se non so come farò se il progetto si concretizzasse, perché da una parte mi piacerebbe da morire e dall'altra lo vedo quasi impossibile. Non lo so, io credo che un modo ci sarebbe. Quale? Prova a cambiare voce. Che? La voce, non so, tipo parla in modo più... Salve ragazzi, grazie per aver chiamato! No, questa non va bene, è orribile, non è la tua vera voce che tenevi nascosta, vero? Vediamo, provane un'altra, più non acuta. So, sorprendimi, dai! Ciao ragazzi, grazie per aver chiamato! No, così sembri un pagliaccio, no, sì. Direi che il cambio voce non è molto nelle tue corde, ma lo potremmo perfezionare, sì, se vuoi. Sì, anche se non credo che sia una grande idea. No, è stata la prima cosa che mi è venuta in mente, volevo solo aiutarti. Sì, grazie, tu non so che avrei fatto senza di te, da quando siamo amici stiamo meglio insieme, vero? Sì, Meli, siamo amici. A proposito, visto che siamo amici, potrei farti una domanda un po' personale? Sì, spara. Ti piace Lucas? Come? Ti piace, sì o no?
Beh, questo non mi sembra l'argomento ideale di cui parlare con te. Perché no? Siamo amici, hai detto, no? Gli amici parlano di queste cose. Quindi, ti piace Lucas o no? Sì, lo trovo abbastanza carino e potrei anche uscirci insieme. Beh, ma tu guarda, io non avrei mai creduto che tu avessi certi gusti. Sì, perché volevi saperlo? No, così, per nessun motivo, era solo per avere un argomento di conversazione, sai, no? Però se vuoi la mia umile opinione, io, Axel, credo che questo Lucas non sia il tipo giusto per stare con te. E comunque, beh, che vuoi, sono gusti, per me ci vorrebbe uno più in gamba, alla moda, che ne so, uno più stimolante. Sei in ritardo? Sì, sì, lo so, scusami. Che è successo? Parlavo con la nonna e si è fatto tardi. Dai, non importa. Perché non avete iniziato? Perché Pierre è chiuso nel suo ufficio con Divina da un'ora. E invece io pensavo una cosa. Cosa? Si tratta del fidanzamento. Se non vuoi fare un'altra festa, potremmo fare un viaggetto io e te e scambiarci gli anelli. No, Sofia, questo argomento è chiuso. Ne abbiamo già parlato, no? Sì, lo so, però devi cercare di capire anche me. Per me questa cosa è importante. Senti, Sofia, non ti arrabbiare. Ti prego. Quello che ora non voglio è sentirmi messo sotto pressione, ok? Ho solo bisogno di un po' più di spazio. Scusami. Va tutto bene. Vado in bagno prima di cominciare, ok? Torno subito. Devo anche sopportare che quell'imbecille mi prenda in giro. Perché? Che ti ha detto Bruno? Mi ha detto di fargli sapere chi è stato. Fa pressione il curioso. Mamma mia, quanto è falso! Molto falso. Non so in che modo, ma devo riuscire a smascherarlo. Non vedo molte possibilità, sai. No. Mi sa che l'unica è sbatterlo contro il muro. No, non puoi sbatterlo contro il muro, sai che succederebbe. Sì, lo so, però mi manda in bestia. Sì, ti capisco, anche a me fa rabbia, ma ti prego, ti conosco e ti chiedo di calmarti. Non so, pensa a qualcos'altro, ma promettimi di non fare niente, o almeno che ci proverai. Sì, te lo prometto. Io non ce la faccio più, Rocco! Ma dai, cerca di calmarti. E come ci riesco, secondo te? Non lo so, ma gridando certo non risolvi niente. Ah, sembra che tu non abbia capito nulla di quello che ti ho raccontato. Sì, che ho capito. E ti dirò di più. Io te l'avevo detto. Ah, sì, certo. Piantala con questo te l'avevo detto. Beh, ma te l'avevo detto. Tu invece dicevi che per lei era uno zero assoluto. E va bene, mi sono sbagliato. Sei contento adesso? Non so che fare. Già, ci vorrebbe un'idea. Sì, ma è inutile. Che potrei fare? Meli mi ha detto che Lucas le piace, che lo trova attraente, che potrebbe uscire con lui senza alcun tipo di problema. E allora, che significa? Che c'è, Rocco? Sei caduto dalla culla quando eri piccolo? Si metteranno insieme, naturalmente. No, questo non è detto. No, no, è detto e come, Rocco. Sta tranquillo. È solo questione di tempo. Ma tu potresti ancora cambiare le cose. E come, secondo te, esattamente? Allora è deciso. Facciamo così, eh? Felipe. Ciao. Che ci fai qui? Niente, venivo per sapere tra quanto cominciano le prove. Tra 5 minuti. Ah, bene. Perfetto. Scusate, mi devo cambiare. Sì, a tra poco. Tutto a posto? Sì. Novità? Nessuna. Nessuna, dai. Non sembra. Beh, sì, qualche novità c'è, ma pensavo di dirla davanti a tutti. Beh, ma anticipami qualcosa, dai. No, no, meglio di no. Aspettami di là con gli altri, eh? Ora arrivo. D'accordo? Dai. Capisci la gravità della situazione? Ma certo che capisco, signora, figuriamoci. Il mio peggiore incubo è diventato realtà. Mio nipote ha annullato il suo fidanzamento con Sofia perché è innamorato di Divina. Non si può andare contro i sentimenti. No, non si può. Ma io devo fare qualcosa. Che cosa? Non lo so. Non so, ma qualcosa inventerò. Sì, si calmi. Vedrà che Calma. Che le prende? Non lo so, mi gira un po' la testa, deve essere la pressione. Si calmi, tranquilla. No, signora, signora, per favore. Signora, no, non faccia così. Coraggio, signora. Proprio te cercavo. Stai a sentire, infatti. Vuoi dirmi chi mi hai messo nel bicchiere, eh? Che fai con il cellulare? Perché fai foto?
mi stai facendo male. Guardi, ti lascerò quando dirai la verità. Finalmente ti sei accorto che non sono un ingenuo, certo, eh? So che sei stato tu. Sì, sono stato io, ma facendo così non fai che peggiorare le cose. Ho una voglia di romperti la testa. Dai, fallo, così vai dritto all'orfanotrofio, anzi in galera. Di che galera parli? Sai la denuncia che ti becchi adesso? Questi segni sul collo, il cellulare rotto, una bella denuncia. E non potrai dimostrare che ho confessato di averti messo io qualcosa nel bicchiere. Tu sei un infame. Questione di punti di vista. Io direi che sono più una stratega. Che succede qui? Che combinate voi due? Non so dirti perché Millie mi attira così tanto. Mi sta facendo impazzire. È bellissima, mi piace. Sì, è molto bella. Sai cosa ho fatto? Ho chiesto ad Axel di indagare se ho qualche chance. Non perdi tempo tu, eh? No, sai com'è? Anche se la tua è una mossa strana. Strana? Perché strana? Sono amici, no? Non vedo perché dovrebbe dargli fastidio. Non lo so. Che? Ciao, come va? Posso parlarti un momento? Certo, Axel, volentieri. Vi lascio tranquillo. Grazie. Ho indagato su quello che mi avevi chiesto. È come speravo, no? Dammi il suo... Zero. Non le piaci neanche un pochino, niente di niente. Non c'è verso, che vuoi farci? Come non le piaccio per niente? Ti ha detto questo? Sì, me l'ha detto chiaro e tondo, eh. Mi ha detto... Vedi, Lucas, non mi piace per niente. Siamo amici, è un bravo ragazzo, bla bla bla. Le solite cose, sai, le tipiche cose che dicono quando ti scaricano. La odio, ti giuro che la odio. E ne hai tutte le ragioni, Sofia. Visto quello che hanno fatto, lei e la sua banda di amichetti sono assolutamente impresentabili. Sì, non vedo l'ora che esca dalla mia vita per sempre. E con Felipe come sta andando? Alti e bassi, più bassi che alti in verità. Ragazzi, un momento per favore. Voglio parlarvi di una cosa che per me è molto importante e anche per Divina. Vieni, avvicinati. Per evitare qualsiasi tipo di pettegolezzo o di chiacchiera, che come si sa capita, voglio comunicarvi che io e Divina... Beh, ecco, che io e Divina ci siamo messi insieme. L'unica cosa che dobbiamo fare è fingere. Fingere di stare insieme. E scusa, come pensi di farlo? Che succede qui? Irene, per favore, non faccia così! Signora Irene! Ho portato delle nuove canzoni a Lucas per il programma. E che ti ha detto? A proposito di che? No, tu non sopporti che Divina possa stare con qualcuno che non sia tu e che sia Pierre ti dà ancora più fastidio. Dimmi, Sofia, hai ragione, la chiudiamo qua. Non ci crederete mai. A cosa? Bruno ha confessato di aver messo qualcosa nel mio bicchiere. Come? È un meschino. Divina è un ragazzo. Come dici? Perché mi volevi vedere? Perché ho una bellissima notizia e ci tenevo a dartela personalmente. Sì? Stammi a sentire. Dottore, per favore, non una parola davanti a mia nuora. E dimmi, tra voi due c'è qualcosa che io non so? Perché mi domandi questo? Ah, non sai cos'è successo? Mamma! È orribile! Stai di nuovo piangendo, mamma. Tua nonna sta veramente male. Che le è successo? Mio nipote Felipe e Divina si sono innamorati. Che tipo di legame familiare potrebbero avere Felipe e quella mocciosa di Divina? Mi spieghi cos'è questa storia che ti sei messa con Pierre? Lui non è il mio ragazzo.